Ciao a tutti, il Mondiale Superbike è tornato in vacanza e quindi ne approfittiamo per riparlare di Toprak Razyatoglu. Io so che molti di voi sono convinti che Toprak stia dominando questo 2024 grazie alla BMW in regime di super concessione, questa BMW super speciale simil prototipo. Invece io sono convinto che Toprak vincerebbe tantissime gare, probabilmente si giocherebbe alla grande il campionato del mondo anche con una BMW Superbike. E come possiamo dire ciò? Semplicemente guardando ciò che Toprak ha fatto nei 6 anni precedenti, quando non ha mai gareggiato con la moto più veloce dello schieramento e nonostante tutto ha vinto una caterva di gare. Facciamo un passo indietro, torniamo al 2018, quando Toprak esce dalle serie di entry level, le serie dei ragazzi, e comincia a correre in superbike con il team Puccetti Kawasaki. 2018, pronti via, due podi. 2019, il secondo anno con un po' più di esperienza, due vittorie e 13 podi. Sono risultati eccezionali perché vi ricordo che nel 2018 e 2019 Toprak era nell'ambito della Kawasaki, in piena era Jonathan Rea, quindi vincere così tanto nell'anno del debutto e anche nell'anno successivo è stata veramente una grandissima impresa. Ma del Toprak, del debutto in Superbike, ce lo facciamo raccontare da Manuel Puccetti, che è un po' il team manager che lo ha scoperto e che lo ha fatto correre in questi primi 2 anni di rivelazione. L'abbiamo preso dal primo giorno nel nostro campionato, abbiamo fatto un anno di Stock 600 che ha vinto praticamente tutte le gare del campionato. Il campionato 2015, 2016-17 insieme a Kawasaki abbiamo deciso di portarlo in Stock 1000 con la Kawasaki di quell'anno appunto che uscì nuovo modello. La Villa e Dorna mi dissero: perché non valuti di portare direttamente il Superbike, è un grande talento. Wow, io disse: no, è troppo giovane, è troppo presto, ma col senno di poi forse. E poi facciamo 2 anni magici in Superbike, appunto a completamento dei 5 con noi, e quindi due podi al primo anno, Donington Park, e dove passò un certo Jonathan Rea per l'ultimo giro, della gara, e anche un altro podio in Argentina al debutto, e il secondo anno mi sembra 13 podi insieme, vittorie. Qualcosa di stratosferico appunto contro il miglior Rea, che veramente era stratosferico anche lui, ma un Toprak al secondo anno in Superbike gli diede filo da torcere sicuramente. Io alla fine di quell'anno gli dissi, a metà di quell'anno quando lui firmò per andare a Yamaha, gli dissi: per me il nostro percorso insieme è finito, penso, perché a malincuore, però ora tu ti meriti un team ufficiale. E io più di così non ti posso dare come squadra privata, squadra satellite, quindi penso che dei 5 anni insieme ti ho fatto crescere veramente da zero, ecco, nel nostro campionato, anche se il talento era cristallino subito dalla prima wildcard 2014 di Magny-Cours, però a vincere tutte le categorie anche in Superbike, quindi dissi: ora è il momento che tu devi andare diciamo tra i grandi davvero e nelle squadre ufficiali. Ecco, io questo non te lo posso offrire ora, quindi giusto che tu vada dove il tuo talento ti porterà. E quindi lui mi abbracciò un po' commosso e mi disse: non c'è nessuno come te nel paddock, e da lì stringiamo un'amicizia ancora più veramente fraterna di quella di inizio, perché 5 anni insieme veramente abbiamo vissuto di tutti i colori, da vittorie in tutte le categorie a grandi infortuni, e quindi veramente di tutto, alla perdita del suo papà, piuttosto che poi alle grandi risalite che ha fatto, caratteristiche proprie del suo talento e della sua persona. Manuel Puccetti non ce lo ha raccontato, però il grande strappo con la Kawasaki avviene nel 2019 all'Auttore di Suzuka, quando la Kawasaki convoca Toprak all'Auttore in coppia con Jonathan Rea e Leon Aslam, fa dei grandissimi bei tempi nelle qualificazioni e poi un po' misteriosamente viene panchinato, cioè Toprak non corre l'Auttore di Suzuka. Ufficialmente dicono gli uomini tecnici della Kawasaki perché aveva una guida così aggressiva che sbilanciava le strategie di consumo. Però Toprak ci rimane molto male, quindi sbatte la porta in Kawasaki e va in Yamaha. La Yamaha, ricordo che nel 2020 aveva vinto soltanto una volta il campionato mondiale nel 2009 con Ben Spies.
non c'era riuscito neanche un certo Noriyuki Haga a vincere il mondiale con questa moto. Toprak arriva sulla Yamaha e vince al debutto a Phillip Island, gara 1, pronti via, vittoria di Toprak Razzatioglu. Gara 2, Toprak largamente al comando, rimane fermo perché sulla moto manca la benzina. Comunque un esordio fantastico, simil BMW di quest'anno, dobbiamo dire. Il primo anno vince diverse gare, il secondo nel 2021 vince il campionato del mondo, interrompendo dopo 6 anni lunghissimi di dominio il dominio di Jonathan Rea e della sua vecchia marca Kawasaki. E quindi 2 anni fantastici. Negli an 2 anni successivi arrivano ulteriori vittorie, Toprak diventa l'anti-Ducati, si trova davanti questo missile Panigale V4R guidato da un ex pilota MotoGP, un pilota fortissimo come Alvaro Bautista. Nonostante tutto vince tantissime gare. Ricordo che nello scorso anno, nel 2023, Toprak ha mollato la possibilità di tenere aperto il mondiale alla penultima gara, quindi se l'è giocata alla pari quasi sempre. A Misano quest'anno, proprio quando è cominciata la serie vincente di Toprak, che ricordo vince, è in serie positiva, in serie vincente da 13 gare e ne ha vinte 15 su 20 gare disputate, perché vi ricordo che c'è stato anche un ritiro a Phillip Island per la rottura del motore, quindi su 21 gare bisogna scontarne una. In 20 gare con la BMW Toprak ha fatto 18 podi e 15 vittorie. Tanto che a Misano, alla prima tripletta di Toprak con la BMW, Marco Melandri si è lasciato andare ad un paragone abbastanza fantasmagorico. Ha detto: "Non ho mai visto un pilota avere un controllo della moto come Toprak". Addirittura, secondo Melandri, ha un controllo della moto superiore a quello di Casey Stoner e Marc Marquez, che sono due ovviamente giganti del motociclismo di questa epoca. Quindi da Marco Melandri ci facciamo spiegare bene cosa voleva dire con questa dichiarazione molto forte. Posso solo confermarlo, un controllo della moto come a lui, io non l'ho mai visto avere nemmeno Stoner, nemmeno Marquez, poi questo non vuol dire che sia più veloce di loro, però proprio il modo in cui lui sta in moto, il modo in cui lui la controlla, il modo in cui lui la porta in giro è qualcosa di nuovo, cioè ha alzato l'asticella. Ecco, a questo punto, al di là della competitività della BMW, dei vantaggi tecnici che il regolamento gli concede, tutti da diversi mesi ci chiediamo: ma cos'ha di speciale questo Toprak? Come riesce a fare questa grande differenza? Michael van der Mark, che è un ottimo pilota della Superbike, suo compagno di squadra, di recente ha detto: "Guardate che io analizzo ogni volta, ogni sessione di prova, i dati, non ci vedo niente di strano. I dati non ci dicono, non ci fanno vedere questa special competitività che avrebbe Toprak". E adesso faccio una battuta: chiaramente, se Van de Mark vedesse qualcosa di speciale, potrebbe rifarlo anche lui, invece ovviamente non lo fa. La frenata è il segreto, ovviamente lo vediamo tutti, non c'è bisogno di essere grandi specialisti. Riesce a frenare Toprak con la moto praticamente dritta e ha una tecnica di frenata che nessun pilota ha. Marco Melandri ha guidato la BMW sfiorando il mondiale e vincendo 12 gare, era il pilota BMW più vincente prima dell'era Toprak, e quindi a lui chiediamo: Marco, ma cos'ha di veramente speciale questo Toprak? Parlare di Toprak è molto molto bello perché è un pilota veramente incredibile, particolare, che non c'era nessuno come lui prima di lui. Da sempre io ho notato che lui è uno speciale. Da quando nel 2019 abbiamo corso contro, lui era sulla Kawasaki di Puccetti, si vedevano doti diverse dagli altri piloti. Aveva una frenata, un inserimento in curva che io non avevo mai visto. Un modo di fermare la moto ancora nella prima parte di frenata, moto dritta, incredibile. Spesso tutti cercano di avere il massimo contatto con la ruota posteriore anche in frenata per riuscire a fermare la moto con due ruote. Lui invece se ne fregava completamente, ruota dietro alzata, si concentrava solo sulla ruota anteriore e riusciva a fare qualcosa di pazzesco. Pressioni del freno che andavano a 13-14 bar, quando tutti gli altri piloti solitamente stanno, io compreso, 11, massimo 12. Quindi lui riusciva ad avere una pressione del freno impressionante. Però adesso è maturato ed è ancora più incredibile perché sulla BMW tante volte lo vedi non frenare così forte, così in maniera aggressiva, ma riuscire ad avere una grandissima velocità anche a centro curva. Quindi
è sempre in una situazione di controllo. Quando deve superare, frena molto più avanti di tutti gli altri. Quando è da solo, deve andare forte, invece riesce a ottimizzare la frenata, a non esagerare, ma a ottenere una percorrenza di curva e un'uscita impressionante. Credo che la BMW, per quanto sia una moto difficile, abbia le caratteristiche perfette per il suo stile di guida. Lui, gara dopo gara, sta continuando a prendere una sicurezza pazzesca, incredibile, e dentro di sé sa di essere il più forte in tutte le situazioni e ha sempre una calma invidiabile, quello sicuramente. La cosa che sorprende è proprio che non ha mai commesso errori, cioè quando lui decide di superare, lui supera in situazioni impossibili, lui lo fa senza mai rischiare, senza mai appoggiarsi, toccare l'avversario, senza mai arrivare lungo, e veramente siamo un robot. Ecco, a questo punto, diciamo, l'esito del campionato 2024 lo diamo praticamente per scontato, salvo cataclismi. Toprak Razzatoglu è avviato alla conquista del suo secondo mondiale. L'anno prossimo c'è questo biennale BMW che lo tiene ancorato e arpionato e strettamente legato alla Superbike e alla marca tedesca, ma ci chiediamo, alla fine Toprak in Superbike che ci fa un pilota così dominante, così veloce? Sarebbe bellissimo per noi appassionati vederlo in MotoGP. La domanda però è: ce lo vedremo mai Toprak in MotoGP? Anche in questo caso Marco Melandri ha qualcosa di molto intrigante, di molto suggestivo da dirci. Convinto che anche per la MotoGP lui abbia le capacità per vincere, adesso forse è un po' tardi per entrare per lui, sono passati un po' tanti anni, dove continuare a cambiare e imparare soprattutto le gomme non sarebbe facile. Quindi il suo jolly in tasca potrebbe essere quando Pirelli entrerà in MotoGP, perché sono certo che lo farà, sarebbe il momento giusto per cambiare per lui. Ecco, dopo questa chiacchierata sulle potenzialità e i segreti di Toprak, è l'ora di salutarsi. Potete ovviamente commentare, dire la vostra nei commenti e farci sapere cosa ne pensate in generale su tutti i canali di Corsi di Moto. Ciao a tutti!